Presidente, colleghi senatori della Repubblica, per quanto riguarda il decreto immigrazione e sicurezza pubblica in discussione oggi in quest'Aula, ritengo che si debba fare prima di tutto una considerazione, e cioè che i temi dell'immigrazione e della sicurezza siano stati gestiti fino a pochi mesi fa con grande incompetenza e leggerezza, e che il decreto in approvazione sia un atto conseguente, necessario e dovuto per ristabilire un po' di ordine e un po' di legalità. Dobbiamo ringraziare le politiche fallimentari del precedente governo se la situazione è chiaramente sfuggita di mano e se ora ci ritroviamo città che vantano interi quartieri ostaggio della malavita, inaccessibili e invivibili per gli onesti cittadini, costretti spesso a vivere barricati in casa propria. La percezione della sicurezza è stata ridotta a bassissimi livelli e per questo si è reso necessario da parte dell'attuale governo avviare un percorso volto a restituire quell'ordine nelle nostre città e nella vita civile che sono venuti a mancare. Questo decreto legge non vuole essere, come afferma qualcuno, un provvedimento discriminatorio o peggio ancora che va a ledere i diritti umani, ma vuole rimediare la precedente mala gestione della sicurezza pubblica e dell'immigrazione, andando a ristabilire le regole necessarie per una civile convivenza. Legalità e ordine sono dunque gli obiettivi di questo decreto, nei confronti del quale non sono state risparmiate critiche e manifestazioni di una certa parte politica, che se da una parte invoca l'Europa come garante dei diritti umani, che a suo dire questo decreto andrebbe a violare, dall'altra fa finta di non cogliere la conformità delle norme in esso contenute proprio con le direttive europee in materia di immigrazione e accoglienza. L'incostituzionalità tanto declarata di alcuni articoli ricorda le stesse accuse mosse qualche mese fa in occasione della vicenda di Ciotti, che tutti ben sappiamo come si è conclusa. Nei giorni che ci ha visti impegnati in commissione è stato detto che con questo decreto rischiamo di entrare in una fase di inciviltà, che si va a smantellare il sistema di integrazione, che le norme in esso contenute sfiorano la disumanità. Onorevoli colleghi, vi chiedo che grado di civiltà, che risultato di integrazione e infine che umanità ci fosse e c'è negli innumerevoli atti violenti che hanno generato fatti gravissimi, di cui uno accaduto purtroppo molto recentemente. È stato detto ancora che in questo decreto stiamo facendo una spensierata e pericolosa propaganda, che le norme in esso contenute sono riprovevoli, che dobbiamo chiedere scusa agli italiani sugli imbrogli, ripeto, che stiamo facendo con questo decreto. Onorevoli colleghi, chi deve chiedere scusa non siamo noi. Chi deve chiedere scusa è chi, con tanta noncuranza e leggerezza, ha fatto sì che si creasse questo stato di cose, andando a scippare le persone per bene del diritto di vivere liberi e sicuri a casa propria, del diritto di girare tranquilli per le nostre città, del diritto semplicemente di vivere. Di questo scippo qualcuno deve chiedere scusa, e questo qualcuno non siamo sicuramente noi. D'altra parte qualcuno invece ci ha detto di essere stati troppo blandi, poco incisivi con questo decreto. Rispondo dicendo che il contenuto del decreto ricalca le scelte che abbiamo ritenute più opportune. Oggi il decreto è arrivato in aula come atto dovuto nei confronti di cittadini per bene e per rispetto nei loro confronti e dei loro diritti. Questo decreto dovrebbe essere votato all'unanimità, perché difende non solo gli italiani, ma anche tutti gli stranieri che dell'Italia hanno fatto la loro casa, lavorando onestamente e rispettando le leggi. Sono loro spesso i primi a chiedere un po' più di ordine. Un punto d'arrivo, ma soprattutto di partenza, con i 40 articoli in esso contenuti, che affrontano a tutto campo gli aspetti delicati e complessi di immigrazione e sicurezza. Ed è su alcuni di essi che voglio soffermarmi,
consapevoli di quanto abbiano e continueranno a tenere banco nelle discussioni generali e che per questo meritano opportuni chiarimenti. Protezione umanitaria, CAS, SPRAR, commissioni territoriali e forze dell'ordine. Il decreto soppianta la protezione umanitaria a favore di alcune fattispecie di permessi speciali. E questo in considerazione del fatto che di questo istituto, introdotto in Italia nel 1998, si è abbondantemente abusato. La protezione umanitaria, infatti, consiste in un permesso di soggiorno per motivi umanitari che viene rilasciato quando non sussistono i requisiti per l'asilo politico, né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. E le percentuali ci dicono che il numero di protezioni umanitarie concesse sono di gran lunga superiori sia alla protezione per asilo politico che sussidiaria, 23% contro il 7% di status di rifugiato e il 4% di protezione sussidiaria. Non viene quindi leso alcun diritto, come qualcuno vuol far credere, in quanto la protezione internazionale viene comunque garantita dalla nostra Costituzione. Il decreto va poi a garantire gli SPRAR solo agli aventi diritto, a coloro cioè a cui viene riconosciuto lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o speciale, ai minori non accompagnati, fino a conclusione della procedura di domanda di protezione. Un provvedimento teso a contenere la spesa pubblica, ma che qualcuno pensa possa produrre molti clandestini. A tale proposito vale la pena ricordare intanto che grazie a un'incisiva azione di governo e nello specifico del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, gli sbarchi sono grandemente diminuiti, passando da circa 122.000 del 2017 ai 22.000 del 2018, 87% in meno. Tutto va a velocizzare le procedure per il riconoscimento dei richiedenti asilo, con il potenziamento delle commissioni territoriali. Non si vede quindi, a fronte di tutte queste misure e con la diminuzione degli sbarchi, come potrà crearsi un grande numero di clandestini. Capitolo importante è quello che riguarda le forze dell'ordine, e anche in questo caso sono i numeri a parlare. Con fondi esclusivamente del Ministero dell'Interno, a cui quindi si potrebbero aggiungere altri fondi provenienti da altri ministeri, sono stati destinati alla Polizia di Stato 10 milioni e mezzo di euro per il 2018 e 36,65 milioni per ciascun anno dal 2019 al 2025. Per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono stati destinati 4 milioni e mezzo per il 2018 e 12 milioni e mezzo per ciascun anno dal 2019 al 2025, con la previsione di effettuare con la prossima legge di bilancio 1.500 assunzioni per coprire il 50% del fabbisogno effettivo di Vigili del Fuoco. Vado a concludere, Presidente. E ancora qualcuno, anche a questo proposito, ha il coraggio di dire che si è posta con questo decreto poca attenzione alle forze dell'ordine. Vi chiedo allora, perché non l'avete fatto voi? Adesso trovate la soluzione a tutti i problemi, eppure avete avuto anni per pensarci e mettere in pratica misure idonee. Vorrei dire per concludere che questo decreto vuole essere prima di tutto una risposta ai cittadini che chiedono più sicurezza, ma anche un mezzo per ridare alle nostre città e al nostro modo di vivere quotidiano quel decoro e quella dignità a cui tutti abbiamo diritto. Grazie Presidente. Grazie senatrice Saponara. È iscritto a parlare il senatore Berutti, ne ha facoltà.